biodiversità viene dall'inglese biodiversity o biological diversity ed è un termine coniato dall'entomologo americano Wilson. Si intende la quantità e la diversità di animali, specie vegetali, microrganismi, sistemi che tutti insieme compongono un ecosistema complesso. In questo momento le condizioni di cambiamento direttamente e indirettamente causate dall'uomo, per direttamente immagino il sistema dell'agricoltura, pensate che modifica e mette a rischio 24.000 delle 28.000 specie a rischio di estinzione. Per cause indirette è quello che noi compiamo con le nostre azioni e che insieme costituiscono il cambiamento climatico. Queste due cause insieme costruiscono il sistema che mette a rischio la biodiversità. Nel 2022 in COP15 abbiamo firmato un accordo mondiale che stabilisce che il 30% delle aree marine, delle aree terrestri deve essere protetto e ristorato entro il 2030. In Italia nel 2022 la Costituzione italiana è stata modificata inserendo il termine di biodiversità nell'articolo 9 e nell'articolo 41. E perché è così importante per noi, per il Politecnico di Milano? Le città oggi occupano il 3% della superficie terrestre, ma sono responsabili per il 75% delle emissioni di carbonio. E quindi andare a lavorare nelle città, andando a studiare che cosa sono i sistemi esistenti, quali sono i sistemi a rischio e come andare a integrare sistemi complessi dentro le città è quello di cui ci stiamo occupando, perché questi elementi ci permettono di capire come pianificazione urbana dove siamo, andando a immaginare traiettorie e scenari che possano traguardare il futuro ma portare la ricerca, nuovi modi di immaginare le nostre città è quello che facciamo insieme a reti complessi che contengono altre città, altre università e che insieme possono immaginare un futuro diverso di integrazione tra i nostri ambienti complessi degradati e la natura.